fa una foto una ripresa compromettente, via. Con l'occhio. Vediamo se fa. E mani che sono tre mani. Sono tre mani, mani, ma com'era? Com'era dopo? Che bello, vediamo. Due biondi. Dai, la via. Via. Buonasera, siamo un gruppo di cacciatori, si fa per dire, perché quelli che vanno a caccia si suddividono in quattro grandi categorie: i cacciatori veri e propri, i tiratori, i bruciasiepe e i padelloni. Noi rappresentiamo la brutta copia di tutte e quattro le categorie. Quest'anno ci siamo riuniti con l'intento di andare, nel periodo del passo, alla Bocchetta di Castel, soprannominata dalle male lingue la Bocchetta delle Padelle. Ho qui il piacere di avere i prototipi delle quattro categorie suddette. Io, Sandro, Larry e Jack, che non c'è perché sta giocando a carte ma arriverà. A voi stabilire la categoria di appartenenza di ciascuno di noi. Vi descrivo innanzitutto la partenza, che è tipica di tutte le mattine. Suona la sveglia, allungo la mano per tacitarla, accompagnata da un grugnito della moglie e conseguente culata. Mentre si rigira più o meno indignata e con voce assonnata, fai piano che svegli i bambini e ancora tutto intontito tento di vestirmi, nel silenzio più assoluto. Poi spengo la luce e mi avvio al buio. Porc! Inciampo in una sedia. Altro grugnito. Taglio la corda velocemente. In cucina è tutto pronto. Mangiare, fucile, cartucce, bevande. E prima di uscire di casa mi fermo un attimo sulla porta e a faz, Josefa Sommè, e vado diretto al bar per il sacrosanto caffè mattutino. Marilena, data l'ora antelucana, non si sa perché, sculetta più che mai e ci propina degli ottimi caffè che ci saranno viatico per tutto il giorno. Arrivano gli amici con le solite patacche trite e ritrite, si ride e si scherza e finalmente si parte, in fuoristrada o in motore, tutti tesi ed ansiosi di arrivare nella famosa bocchetta. Sempre buio. Sognando ad occhi aperti branchi sterminati di colombi che ci lambiscono i capelli, fa il poeta. Finalmente arriviamo al paretaio di Malafrone e ci carichiamo di fucili, cartucce, derrate alimentari, bevande varie e altri affari cinesi. E camminando celermente, fra grida e schiamazzi e bischerate varie, arriviamo al capanno. Depositiamo il superfluo e ci rechiamo in postazione, ansiosi di poter sparare al primo turno. Appena giunti, il cielo oriente comincia a tingersi di rosa. Un allocco, attardatosi nella notte con una qualche compagna, s'affretta alla pollaiata, lanciando il suo grido. A chi di noi si sarà rivolto? A qualcuno in particolare o a tutti? Boh! Per la paura di sentir cantare una civetta, ognuno di noi tocca anzitempo le canne del fucile. E così inizia la giornata di caccia. Si odono i primi colpi, che punteggiano il sole nascente in un tripudio rosato. A un tratto si ode un grido: colombi, colombi! Dove? Una voce che risponde: dove, dove? L'avvistatore è tenuto a fare la radiocronaca. Sono sopra le panare. Puntano nella nostra direzione. Attento Oscar, attento Larry, sopra, sopra, ora! Si ode una scarica, pim, pum, pum! Da sopra pian delle faggia l'eco risponde, padlum, padlum! Una voce dall'alto imitando Modugno canta, volare! Un altro risponde, ricovano! E così, fra emozioni, grida e risate, passano le ore, s'allenta la tensione. Girardi va a fare il caffè e si va avanti fin tanto che Sandro non si appresta a cucinarci una delle sue meravigliose paste asciutte e dal suo richiamo tutti accorriamo al capanno. Dimentichi
di tutte le padelle e ci abbandoniamo ai piaceri della cucina di Bacco, fin tanto che i toscani ci richiamano alla realtà, sparando ai colombi. C'è chi torna in postazione in tutta fretta e chi invece, appesantito dalle troppe libagioni, fa un palugo. Nel pomeriggio ciascuno, nella propria postazione, tende a sedersi o sdraiarsi nella speranza, molto spesso vana, che un'anima pia l'avverta se passano i colombi. Mai sono. Ma regolarmente, se passano, ciascuno se ne accorge un po' tardi e, fra improperi e male parole, lascia andare un paio di fucilate nella scia dei colombacci, che fanno un'unica mossa ben conosciuta. S'avvicina la sera, speriamo nel branco delle 4, 4 e mezzo, che può essere indice di passo per il giorno dopo. E ci apprestiamo a rientrare, ascoltando le solite scuse di chi ha padellato e "hai visto che tiro fatto?" da parte di coloro che li hanno presi. Questa è la classica giornata di caccia. Ora vi leggerò alcuni scorci del diario della Bocchetta di Castelli, tenuto regolarmente, giorno per giorno, dal sottoscritto. Sabato 4 ottobre, io, Larry, Jack, Sandro e Oscar, ospiti il boss e Pollo. Fa due ospiti. Ritrovo ore 4:30, colazione e partenza. Ieri a mezzogiorno si è gravemente ammalata Fernanda, moglie di Taghia. A lei vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi. Avvistate due lepri, una padellata. Arrivo in bocchetta e sistemazione nelle parate. Passo di tordi quasi nullo. Discreto passo di colombi verso le 7. Ne ammazzo uno. Oscar gli tira alle spalle, a tradimento, e li sbaglia. Padellone! Larry non è da meno e lo imita. Pollo dorme. Il boss non prenderebbe un maiale a 10 passi. Branchi di fringuelli nelle ore più calde. I toscani prendono 6 colombi. Jack li padella da sedere. Domenica 5 ottobre. Io, Girardi, Marchetto, Larry, Jack, Tobia e Oscar. Ospite Francesco del Pozzo della Ruota. Qualche tordo buio nella buchina. Jack li padella ma si rifà appena si fa giorno. Prende un colombo. Rimaniamo a pranzo io, Girardi e Larry. Non passa niente fino a sera. Lunedì 6 ottobre. Io, Jack, Marchetto e Oscar. Ospite Maurizio. Lo stradino. Passo quasi nullo in mattinata. Gran passo di colombi dalle 2 in poi. Jack ne prende 2, Marchetto 1 disperso. Mercoledì 8 ottobre. Ci sono anch'io. Girardi, Marchetto, Sandro, Oscar e Jack. Passa qualche tordo buio. Jack nella buchina ne prende 3, ma 1 è disperso. Si sente qualche scopina. Nutrito passo di calenzoli e fringuelli. Quest'ultimi passano a branchi molto grossi anche nel pomeriggio. Gran passo di colombi mattinata, fino alle 8:30. 2 Marchetto, 1 Sandro, 1 io. Sulle 8 passo della venatoria. Girardi, dopo aver padellato i colombi, riesce a padellare anche quella. Oscar non c'è bisogno di rammentarlo, li sbaglia tutti i giorni. Sandro richiede nel preventivo di spesa una catena e un lucchetto per legare Jack. Glieli ha spagliati 2 volte. Due volte me l'ha sbagliato. Giovedì 9 ottobre. Io, Larry, Jack, Taghia, Marchetto, Girardi, Oscar e Sandro, ospite Royal. Una giornata da dimenticare. Li padelliamo tutti 5 o 6 volte. Nessuno preso. Fatta giornata. Passa poco e niente. Tira il vento di sotto. Giornata nebbiosa. Erano alti. Passavano alti. Sabato 11 ottobre. Io, Sandro, Oscar, Larry, Girardi, Marchetto, Jack, ospite Menghinaccio. Presi nessuno. Passano dal masso 3 o 4 volte. Non c'è nessuno. Oscar è dalla pineta e dice: meno male che non c'ero. Non diranno mica che li ho sbagliati. Menghino stamattina buio, arrivato in buchina, ha venduto il pigliamanico. Ne ha venduto un po' troppo. Unico branco basso padellato. Ah, gli ha sbagliato lui. I toscani ne hanno presi 10. Per Girardi, settimana della parata, dopo che l'ha finita ha detto che non ci sta, vuol piantare 10 piante di edera nella parata, mi sembra un po' matto, a voi no? Matto.